Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Allora, oggi siamo qui su Farming Simulator, pronti per un nuovo episodio. Se vi ricordate, l'obiettivo è quello di riuscire a comprare il campo 29, che costa, adesso non me lo ricordo più, ma non costa tantissimo. Credo siano 128.000, vabbè, diciamo che sono 128.500. Io ho 121.000 euro, quindi non siamo lontanissimi. Allora, oggi cosa volevo fare? Oltre al fatto di portarmi avanti con i lavori in farm, ho visto che c'è una missione, eccola qua, di mietitura al campo 6, dove devo raccogliere colza e pagano bene, perché mi pagano 8.620 euro. Faccio prestaoggetti, preferisco usare questi perché mi dà il cassone grande, il camion, la trebbia comunque va bene, non è piccola. Ci perdo 1.358 euro, ma non mi interessa perché tanto poi li andrò a recuperare quando vendo la colza che raccolgo, quella in più. Quindi prestaoggetti e adesso ci diamo da fare. Devo controllare anche gli animali però. Allora, devo fare pulizia nelle mucche e dargli un po' di pappa. E le galline uguale, pulizia e un po' di pappa. E con i terreni, vediamo un po' come sono messa. Con i terreni ho in fase di crescita 18 e 28, invece mi è tutto il 21. E devo andare a seminare la fanolifero. Ho già tutto pronto, adesso qui metto l'operaio. Gli vado a posizionare tutto lì al 21 e l'operaio semina di rafano oleifero il terreno. Così nel frattempo io faccio invece gli altri lavoretti. Che devo anche tenere la situazione sotto controllo, la situazione del latte delle mucche, perché devo comprare la cisterna. Che posso vendere anche il latte per guadagnare. Quindi devo anche comprare una cisterna. Allora, vorrei riuscire a mettere l'operaio. Ho il pad che se ne va a sinistra. Vediamo se si risolve un attimo. Ok, continua l'operaio. A posto. Cambio velocemente pad, ragazzi, perché avevo provato questo, ma niente, ogni tanto funziona, ogni tanto la levetta è per i fatti suoi e quando guido un trattore il trattore tende ad andare a sinistra. Metto l'altro pad, tanto ce l'avevo preparato proprio per questa evenienza. L'altro pad impazzisce pure un po'. Se si stabilizza un attimo. Ecco qua. Allora, io devo fare le pulizie, vabbè, alle stalle delle mucche e dal pollaio, quindi adesso faccio questo. Così dopo mi dedico appunto a quella missione che ho preso, che dovrei riuscire a fare abbastanza soldi, sia per comprare la cisterna che per comprare finalmente il terreno 29. Ah, devo controllare invece nei miei terreni, scusate la tosse, no, non devo dare erbicida ancora, ok, che non mi ricordo se gliel'ho dato o no, ma comunque ci controllo così se me lo chiede, so che devo darglielo. Allora, uso la tastiera per fare questi lavoretti che è meglio. Se le ruote girano, ok. Pollaio è a posto. Adesso andiamo dalle mucche, che anche loro hanno bisogno della pulizia. Vediamo un po' di concime stanno iniziando a farlo, eh.
Devo controllare anche i liquami, vabbè che non ce l'ho lo spandiliquame ancora, ci vorrà un po'. Perché mi piacerebbe iniziare a utilizzare anche il liquame per fertilizzare i terreni, almeno i miei. E dai, lo sapevo che si bloccava. Con la tastiera faccio più fatica, sono abituata ormai con il pad o con il volante. Che tra non molto spero entro la prossima settimana di avere il volante, vediamo. Dai. Ah già, ah ok, lo prende. Pensavo non lo prendesse. Ah no, ecco perché è caduto. Bene, praticamente non ho risolto niente. Mi sono dimenticata che vogliono la reazione mista, ma non l'insilato, perché sono pieni di insilato queste mucche. Per ora con l'insilato siamo a posto, quindi devo andarla a scaricare al solito posticino qua. Allora, ok, scarico qui. Questo lo tengo da parte qua. Dovesse essere, insomma, dovesse servire dopo, più avanti per la stalla, lo prendo da qui. Oppure poi lo metto lì nella macchina quando la macchina lo vorrà. Ok, metto per poco prendo l'aratro. Allora, metto a posto tutto. Così vado a occuparmi subito di dar da mangiare un po' di pappa sia alle mucche che alle galline. Posso lasciare anche qui. Questo utilizzo l'altro trattore che è meglio. Ok, perfetto. Switchiamo. Eccolo qua. Prendiamo lo Stara. Ho qui il rimorchio, quello piccolo che utilizzo appunto per dare pappa. Lo tengo qui apposta. Allora, colleghiamo. Dammi un po' di razione. Non lo riempio tutto perché insomma la vado dando un po' per volta. Così se è troppa non mi resta comunque nel rimorchio. Tanto digiune non sono, hanno tanto di quell'insilato anche. A posto, adesso lo vado a prendere il frumento. Controllo il latte, raga, perché comunque ho la curiosità di vedere. Beh, 7.900, quasi 8.000. La cisterna che voglio prendere è da 8.000, quella più piccola. Liquami ce n'è, anche di quelli sta andando bene. Poi magari vediamo se il prossimo obiettivo lo prendo, uno spandiliquame. Vediamo cosa servirà, perché dovrò mettere un bel po' di soldi da parte. Comunque, perché devo farci dei lavori poi in fattoria, devo espanderla. Devo espanderla perché voglio mettere. No, qua prendo la paglia. Devo espanderla perché voglio mettere i maiali e il vigneto. E mi servono i soldini.
quindi mi dovrò dare da fare dopo. Commissioni con i miei terreni, un po' tutto. Allora, frumento. Non troppo, che poi resta. Intanto l'operaio va avanti lì. Ok, aspetta, vai un po' avanti. Ecco, immaginavo che restava. Vabbè, questo lo vado a scaricare. Ci sono dei lavoretti ogni tanto da fare in farm. Bisogna occuparsi anche di loro. Devo anche fare l'erba ancora, eh. Devo fare le balle di erba e un po' di erba sciolta, entrambe le cose. A posto. Allora, parcheggio tutto, sia rimorchio che trattore, perché tanto per lavorare lì al campo 6 con la missione là da tazzista, non mi serve la mia roba. Ho preso in prestito tutto quello che è necessario per la missione. Ok. Andiamo a parcheggiare tutto. Devo mettere a posto i pallet che ho lì in giro per la farm. A posto. Switchiamo. Qua l'operaio fa il suo lavoro. Eccoci. Allora, io ho comunque la mod Follow Me, quindi adesso mi faccio seguire dall'operaio per raggiungere il terreno 6 anche col camion e rimorchio, se no mi tocca fare due volte la strada. Vediamo dov'è sto terreno 6. Ok, lassù. Scendo un attimo. Accendiamo. Io guido la trebbia e all'operaio dico di seguirmi. Mi sono fatta il paletto, tanto per cambiare. Aspettate che mi devo anche ricordare il comando. Perché non lo prendi? Non gli piace? Ok, dovevo avvicinarmi ancora un po', perché a volte se non si è abbastanza vicini non lo prende. Allora, terreno 6, quindi andiamo su per di qua. L'operaio mi sta seguendo, tanto serve solo a quello, mi deve solo seguire fino all'arrivo lì. Poi faccio tutto io. Che mica c'è da fidarsi tanto con questi operai, eh. Sono sempre un po' speciali gli operai di farming. Allora, giro a destra. È tutta dritta, insomma, la strada. Oddio.
quasi arrivati. Allora, adesso mi organizzo per i lavori. Allora, io mi fermo qua, così si ferma anche l'operaio adesso che arriva. Stoppati, stoppati, va bene. Perché non se ne va sto tizio? Eccolo. Allora, intanto qua scoperchiamo. Poi questo lo metto qui da parte. Per ora lo tengo lì, poi me la vedo io, tanto devo iniziare a trebbiare. Poi per scaricare me la vedo io. Ok, stacchiamo la lama. Meno male che questa trebbia ha la lama col carrellino incorporato, se no diventavo scema. Ok. Devo ripiegare la lama. E invece di spiegare la trebbia. Ok, ah, è un posto. No, no, non devi aprire. Ah, già. Raga, sto usando il pad, quello che è praticamente il tasto che mi fa accelerare, anche il tasto che mi fa estendere il condotto, quindi scusate se vedete che il condotto tenta di estendersi. Allora, pronti? Partiamo. Magari metto la velocità automatica, no, non la prende. Prende la velocità automatica, vabbè. Magari a trebbiare vado con la tastiera adesso, così non si apre ogni volta il condotto. Non è piccolo questo terreno, eh. Non è tanto piccolo. Ci dovrò passare del tempo. Ovvio, raga, che non ve lo faccio vedere tutta la trebbiatura. Faccio un po' di passate, poi off camera lo finisco e riprendo. Perché sennò anche voi vi scocciate di vedere me che faccio avanti e indietro per il terreno qui. Per ora faccio il giro intorno al terreno e ne approfitto, raga, per ringraziarvi tutti, tutti i nuovi iscritti, quelli che seguono in generale qui le serie su YouTube, ma anche chi mi viene a trovare live. Siamo già più di 400 iscritti, per me già è un grande numero. L'obiettivo è quello di arrivare a 1000 iscritti, così poi vediamo se riesco a sbloccare anche qui gli abbonamenti. Quindi vi ringrazio comunque perché siete già tantissimi. Vedo che spolliciate, che qualcuno commenta, quindi grazie, raga. Continuate così, passate parola, vediamo di crescere un po'. Che pian pianino, quando posso, comunque nuovi contenuti li porto, che in mente c'ho tante cose, è il tempo che manca, diciamo, riuscire a organizzare quello che voglio fare, ma ci sto provando. Porto avanti queste serie, porterò qualche altro giochino. Perché oltre a registrare faccio anche le live tutti i giorni, quindi tra l'uno e l'altro il tempo se ne va, ci vuole molto tempo. E
a volte con gli impegni anche che magari mi ritrovo così personali, privati, non sempre riesco ad arrivare a tutto. Facciamo il giro completo e poi faccio un po' avanti e indietro. Così ho più spazio di manovra all'interno del terreno stesso. Mi piacerebbe portare qualche giochino single player, non so se qualche avventura o uno sparatutto, vediamo, ci sto pensando. Vediamo se entro settembre riesco a portare qualche giochino in più. Qua comunque ci salta fuori davvero un bel po' di colza. Quindi dovrei avere anch'io un buon guadagno da quella che resta, eh. Oggi ci si arriva a comprare il terreno, questo è sicuro. Finito questo lavoro, compro il terreno. Vediamo se ci salta fuori anche la cisterna per il latte. Come vi ho anticipato prima, raga, io vado avanti adesso e trebbio questo campo e poi riprendo a registrare. Allora, raga, eccomi qua, questa è l'ultima passata, l'ho trebbiato tutto. Così vado a vendere e vediamo quanto ci guadagno. Nel frattempo l'operaio, il mio operaio, quello che avevo messo a seminare rafano leifero nel mio terreno 21, ha finito il lavoro, quindi io mi sono occupata anche di andare a prendere, insomma, il trattore con la seminatrice. Ho già parcheggiato la seminatrice, il trattore invece l'ho parcheggiato davanti all'idropulitrice, che una lavatina gli serve. Non lavo la seminatrice perché tanto mi servirà poi tra un po'. Quando la piantina di rafano leifero poi spunta, devo comunque ripassare con la seminatrice per seminare semi di soia. O semi di soia o colza, non mi ricordo. Devo poi guardare gli altri due terreni di cosa sono seminati. Allora, qua abbiamo finito. Adesso scarico la colza lì nel rimorchio. Dovrei guadagnarci abbastanza, dovrebbe essere un buon guadagno da questa missione. Ok, scarichiamo, intanto mi metto sopra il camion. Allora, guardo un attimo dov'è che devo andare a consegnare qua, Porto Nord-Ovest, ok. Siamo pronti, apriamo la mappa così vedo dov'è questo posto. Ah beh, non è neanche lontano. Non è lontano. Devo tornare in strada. Beh, forse di qua ce la faccio. Arrivo subito praticamente. Ce l'ho qua davanti. E la strada però dov'è? Perché qua c'è. Ah, la strada è di là. Aspettate.
perché mi sono confusa come al solito col mio senso di orientamento che è fantastico. Di qua è inutile che ci passo perché non si riesce ad attraversare bene i binari. Litigo anche col pad, quindi meglio fare la strada. Ecco qua. Tanto lì davanti. Piano, prendo tutti i pali. I paletti me li porto. Mi piace la segnaletica, evidentemente. Qua facciamo la collezione. Sono andata troppo veloce. Allora, stop, frena. Troppo potente questo camion. Scarichiamo. Ok, iniziamo a guadagnare, vediamo un po'. Allora, però ho guadagnato 17.000 euro solo per il raccolto venduto. Cioè, non è poco, eh. Più quelli che adesso prendo per la missione, 7.200. Oppla, e abbiamo i soldini per il terreno e credo che posso anche comprare la cisterna per il latte. Allora, adesso compriamo subito il terreno. Voglio vedere un attimo anche cosa c'è nel terreno 29. Aratura richiesta, ok. Girasoli, quindi mi serve una spannocchiatrice che non ce l'ho. Però il terreno lo compriamo. Intanto. La spannocchiatrice mi sembra che non ce l'ho. Eh no, se no sarebbe qui. Devo, vabbè, magari l'affitto. Beh, in tal caso l'affitterò così se è da trebbiare, ma è già da raccogliere. Ah, è in fase di crescita, va bene. Quindi ancora ho tempo. È in fase di crescita, poi vabbè, raga, affitterò la spannocchiatrice e vado a raccogliere questi girasoli. E poi aro, vabbè, farò i lavori che devo fare per il terreno perché al momento lo utilizzerò come terreno appunto per seminare e poi raccogliere il raccolto così come faccio con gli altri. Quando avrò i soldi necessari farò la modifica che vi ho detto, voglio unire a 28 e 29. Fatta la modifica poi compro il vigneto e come si chiama, il recinto per i maiali. Però ci vorrà un po', quindi adesso da adesso in poi dovrò darmi da fare molto 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 con le missioni e anche con i miei terreni perché dovrò avere abbastanza prodotti da vendere perché servono tanti soldi, quindi adesso bisogna lavorare un bel po'. Cercherò anche di andare avanti appena posso off camera per fare le missioni, guadagnare dei soldi e portarmi avanti perché ovviamente costerà un po' fare tutto sto lavoro. Però quando ci si arriverà avrò la farm almeno con più grande, con un vigneto e maiali, che comunque ci sarà comunque un'entrata dal vigneto, anche dai maiali. E poi vedrò di comprare altri terreni. Piano piano ingrandiamo questa fattoria. Allora, vediamo quanto costa la cisterna, perché comunque a me sono rimasti ancora 17.000 euro. Ho anche un po' di debito, credo, ancora da restituire. Per la cisterna, trasporto animali, no, no. Mi devo ricordare dove cavolo la prendo, animali. Ok, ah, non la posso nemmeno prendere, cavolo, costa 25.000, pensavo costasse meno. Quella che tiene il latte costa 25.000. E allora ci daremo da fare, ragazzi, sarà il prossimo obiettivo. Sarà il prossimo obiettivo da raggiungere. Beh, tanto con una missione così ce la faccio, eh. Devo guadagnare meno di 10.000 euro, compro sta benedetta cisterna. Poi
E poi andremo avanti per raccogliere soldi per ampliare la farm. E allora niente, raga, la mezz'ora di video è passata. Io vi devo salutare che non ho più tempo per fare altro. Nel prossimo episodio, ve l'ho già detto, mi darò da fare con la lavorazione, insomma, per gli altri lavori da terzista, perché devo comunque guadagnare dei soldi. E vediamo di andare avanti un po' così e vediamo di comprare poi la prossima volta anche una cisterna per il latte. Allora io vi devo salutare, vi ricordo di spolliciare, di passare parola, di guardare i link in descrizione che vi lascio, perché trovate il link del mio canale Viola dove streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato, il link del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, se vi fa piacere unirvi, il link per comprare questo gioco scontato su Instant Gaming e il link del mio negozio online, il mio negozio dove insomma trovate un po' di magliette, cuscini, tazze, pensierini che potete anche regalare se vi va, oppure insomma anche per voi se volete supportarmi, a me arriva qualcosina. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!